Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, nuovo video e nuovo video che spero di cuore vi possa essere utile. Ve lo avevo annunciato su Instagram ed è un video che è dedicato a quelle cose che noi donne e noi uomini anche, magari siamo abituati come me a farci le unghie col gel dalla nostra estetista, o io ad esempio i capelli bianchi da quando avevo 18 anni e la tinta me la faceva la parrucchiera. E via così. Ma oggi ovviamente tutti i servizi sono giustamente chiusi e noi siamo altrettanto giustamente chiusi in casa. Però magari non vogliamo proprio lasciarci andare, avere tanto così di rechetta e le unghie tutte rotte, eccetera. Perciò ho scoperto delle cosine che ci possono essere d'aiuto per sistemare le cose. Come vedete, le mie unghie, sapete che ho il gel, ma sono riuscita a sistemarle abbastanza bene, diciamo, no? Idem per i capelli. Allora, innanzitutto, come sapete, la nostra pelle e i nostri capelli riflettono un po' come noi stiamo. Quindi in questo momento è facile che ad esempio vi venga un po' di forfora che non avete mai avuto, o che vi sembri di capire, o che perdiate più capelli del solito, perché i fattori di stress incidono in questo senso moltissimo. Quindi io cosa sto facendo? Sto cercando di curare i miei capelli il più possibile per far sì che accusino il meno possibile. Partiamo dall'aspetto curativo e poi arrivo a parlarvi anche dell'aspetto più estetico. Innanzitutto è il momento giusto per prendere un integratore per capelli per aiutarvi. Io ad esempio sto prendendo le Chewable Hair Vitamins di Airburst, che sono a base di biotina, selenio e zinco. Queste qua sono tipo gommose perché le ho trovate in una box di Look Fantastic, però in generale qualsiasi integratore a cui siete abituati, che sia, non so, Phyto o Bioscalino, non lo so, va bene, quello che per voi funziona, però può essere un bel aiuto in questo momento. E un aiuto invece per uso topico sono sicuramente delle gocce, un concentrato delle fiale che vadano ad agire sul cuoio capelluto, al bulbo pilifero per mantenerlo stimolato ed attivo. Io ad esempio adesso comprerò il formato grosso, questo qua invece è il formato pro, mi sta durando un sacco, è di Phyto ed è il Phytodensia. Questo è un siero rimpolpante per capelli assottigliati e devitalizzati. Anche il formato piccolo ha il contagocce, divido il capello in sezione, ne metto qualche goccina e poi faccio un massaggio e aiuta proprio i capelli aiuta a rinforzare i capelli e a mantenerli più spessi, meno sottili, meno. Ok, bene. Quindi queste due sono strategie che potete utilizzare. La terza che io utilizzo in questo periodo, e devo dire che con questa strategia d'attacco mi trovo benissimo, esattamente come metto la crema viso tutti i giorni, sto mettendo anche la crema capelli. Mamma mia, mi sento qualcosa nell'occhio, che palle, sta congiuntivite, non la sopporto più. Ok, in questo caso io metto la Phyto 7, sempre di Phyto. Se avete i capelli molto secchi, vi consiglio la Phyto 9, che è quella che usava la mia mamma. La Phyto 7 è una crema idratante a base di 7 piante per i capelli. Ha la stessa consistenza di una crema idratante per il viso. Mia mamma la usava sempre quando ero piccola, solo che io non è che me ne ricordo tutto l'anno. Non li unge, non li sporca, è come non averla messa, si assorbe esattamente come una crema viso, è impressionante. Però ho notato che usata tutti i giorni con regolarità aiuta i propri capelli ad essere più idratati, meno secchi, le punte meno brutte. E quindi queste qua, insomma, sono le tre cose che io faccio abitualmente adesso come strategia di difesa nei confronti dei miei capelli. Se invece parliamo di colore, una cosa che vi ho già accennato, ma che vi ridico, che mi sta aiutando da morire, sono il Ritocco Perfetto di L'Oreal. Esiste anche in mascara. Io il mascara non l'ho mai provato, ma molti di voi mi hanno consigliato nei commenti di provarlo perché dicono sia ancora meglio dello spray. Io ho provato lo spray. Ha un piccolo beccuccio e lo vado a spruzzare proprio all'attaccatura dei capelli per coprire la ricrescita. Questo fino a quando la ricrescita è sostenibile. Dopodiché, purtroppo, e lo farò stasera, credo, domani o dopodomani. Dovrò cedere al fatto che ovviamente dalla parrucchiera non posso andare, ma la ricrescita è tanto così e lo spray non la copro più. Ho chiamato una mia cara amica, che è anche la mia parrucchiera, e le ho detto cosa devo fare. E lei mi ha detto: guarda, non potendo fare altro, io poi non sono capace di fare le tinte, sapete quelle che dovete preparare, miscelare, pesare, volumi, mica volumi, no. Quindi, riguardo i miei capelli, mi ha detto: guarda, compra una tinta biondo scuro, la metti sulla radice, poi per mantenere l'arancio nei capelli che tu ami tanto, ti consiglio delle gocce di pigmento concentrato di Alphaparf da mettere nella maschera che fai ai capelli. Quindi il mio consiglio qual è? Cercare di coprire i capelli bianchi con una tinta, se la sapete
produrre, allora Enzo, chiamate il vostro parrucchiere, la vostra parrucchiera, se potete chiedetegli un consiglio, il codice della tinta che fate, ok? Poi cercate eventualmente il corrispettivo in una tinta reperibile al supermercato che abbia quella tonalità o il più simile possibile e applicatela alla radice. Se invece come me avete dei capelli un po' particolari, quindi con un riflesso evidente che può essere arancio, rosso, il biondo. Ci sono i pigmenti concentrati che voi potete diluire all'interno della vostra maschera capelli e vi aiuta proprio a mantenere il capello con un colore un po' più vivo, un po' più brillante, con la sfumatura che voi preferite. E questo è sicuramente un consiglio che mi sento di darvi. Ovviamente non posso dirvi quali perché non so che i vostri capelli. Io ad esempio ho preso il Copper di Alphaparf per darvi un'idea per il mio tipo di capelli. Bene, l'altra strategia sono le unghie. Allora, chi di voi ha sempre fatto lo smalto? No problem. Chi di voi ha fatto il semipermanente? È più facile perché trovate anche dei kit di rimozione per rifare il semipermanente. Chi come me faceva il gel? Non c'è soluzione. Quindi io cosa ho fatto? Numero uno, ho ordinato un pacco di lime 100-180, che è il tipo di densità giusta per limare il gel e riuscire ad accorciarlo bene e a dargli la forma. In generale a me piace anche sull'unghia, la 100-180, però la parte proprio che gratta di più riesce ad accorciarmi bene il gel senza frantumarlo o senza niente. Poi, con la parte meno abrasiva delle due, voi andate nel punto dove il gel o il semipermanente fa lo scalino, perché crescendo continua sull'unghia e tende a fare una gobbetta, no? Bene, voi andate a limare quella gobbetta, non troppo almeno la prima volta, ok? Ma per cercare di renderlo il più dritto possibile. Poi limate bordo, bordo, da sotto e con movimento tondo gli date la forma che volete. Il mio consiglio è accorciarlo il più possibile perché tanto ne abbiamo di stare in casa perché si riallunghino. Dopodiché c'avevo il secondo problema. Io facendo il gel da tanto tempo ho regalato a mamma, amici, amici tutti i miei smalti, quindi io non avevo più in casa né uno smalto, né un top coat, niente di niente, né un acetone. E quindi ho detto, sono rovinata perché sono andata su Amazon e via via comprarmi una base coat perché poi il gel è molto poroso, quindi vi consiglio di fare sul gel la manicure esattamente come voi la steste facendo su un'unghia normale, quindi base coat, colore top coat. Io non avevo niente e anche cercando delle marche un po' meno buone, comprai tutte le cose che mi servivano, tra cui acetone, quello, quello e quello, veniva a costare un patrimonio. Alla fine mi è venuta l'illuminazione. Ho comprato un calendario dell'avvento di Essie perché c'era scritto che cosa conteneva questo calendario. Nel calendario avevo un piccolo acetone che per me era più che sufficiente per adesso. Poi c'era la base coat, c'era, dov'è? Dove sei? Il top coat ad asciugatura rapida e il top coat effetto gel. L'olio per le cuticole, e ho scoperto che l'apricot oil di Essie è il mio preferito di sempre, veramente. Questo olio per le cuticole è una bomba a mano perché appena lo mettete sembra super denso e poi finisce dell'assorbirsi con un effetto setoso e profumato. Adoro. E poi c'erano un sacco di smalti tra cui scegliere. Più rosa, c'era beige, tipo taupe, rosa, un bel rosa primaverile. Dov'è? Un bel rosso Ferrari acceso. Un bel bordeaux con una punta di prugna. Un argento se voglio dare un colpo di testa e un glitter dorato. Lo smalto che ho messo su io, che mi fa impazzire, che si chiama Mr. Always Right, che è questo effetto tipo rosa antico, è particolare, molto 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 bello questo colore. E poi c'era, abbinato al top coat gel, un bel rosso scuro, sempre della linea gel, quelle che non vanno messe col base coat. Quindi mettete questo, poi questo, e dovrebbe avere l'effetto gel e durare un po' di più. Poi c'erano due smalti nudini, in modo che se avessi voluto fare un French, che non so fare, vabbè, tipo un bianco perlato, un rosa perlato, eccetera, avrei potuto farlo. Io tutto il kit l'ho pagato, mettiamo 50-60 euro, non me lo ricordo, ma costato che sarebbero costati 13,90, 19,90, 21,90, 15,90, 16,90, ciao, spendiamo 1 miliardo.
E questa, secondo me, è stata un'ottima strategia. Quindi, io cosa ho fatto? Adesso ho messo lo smalto che mi piaceva di più. Ovviamente, le ho fatte le unghie 3 giorni fa e inizia ad aprirsi la punta. Sopra lo smalto è ancora a posto, ma la punta si inizia ad aprire un pochettino. È normale, terrà meno di un gel, è ovvio, è smalto. Per un giorno o due io prenderò lo smalto e andrò a ricoprire di nuovo la punta. Quando poi si smangeranno, andrò a rimuoverle con l'acetone e rifarò il passaggio usando, non so, il rosa. E fra una settimana il rosso, per dire. Non ho alcuna intenzione di comprare altri smalti, però ci permette di continuare a cambiarci le unghie e sistemarcele senza bisogno di dover comprare chissà quanti prodotti con un kit soltanto. Se invece siete più fortunati e fortunate di me e avete già, ad esempio, base coat, top coat, eccetera, ma non avete smalti, per dire, ci sono già anche dei kit di smalti senza base coat e top coat. È un'altra opzione. Comunque, questa era la mia situazione personale. Se in casa invece avete già tutto, vi consiglio una bella Lima 100-180. Mi raccomando, lavorate bene lo scalino. Vedrete che a me adesso ancora un minimo da vicino lo scalino si vede. La volta dopo, quindi quando rimuoverò questo colore, andrò a limare ancora di più lo scalino fino a quando in poco tempo spero di si allineino quasi del tutto. Bene, questi erano i miei consigli di emergenza, tipo stiamo a casa e cerchiamo di sistemarci. Spero di cuore che vi siano stati utili. Un bacione!